Sconfitta beffa per i Nova Fete che in 10 per oltre un'ora di gioco offre una buona prestazione sul campo dello Sponticciolo. I gialloblu sbagliano un rigore, impegnano a più riprese l'ottimo Battani e mancano alcune occasioni. C'è rammarico in casa Nova Fete per il volume di occasioni create e non concretizzate, ma anche per le decisioni dell'arbitro Frisoni della sezione di Rimini. Lo Sponticciolo porta a casa i 3 punti con la solidità mostrata in questa prima parte di stagione e colpendo nei finali di gara con l'avversario stanco per l'inferiorità numerica, come del resto ammetterà lo stesso tecnico Bianchi. Ho visto una partita dove abbiamo vinto immeritatamente, devo fare dei gran meriti al Nova Fete che è stata una buonissima squadra, ci ha messo molto ma molto in difficoltà e penso che alla fine dei 90 minuti non si sia visto l'inferiorità numerica da parte dell'avversario e abbiamo vinto, fatto gol su 2 episodi, che un calcio di rigore penso abbastanza netto e poi logico un contropiede dove abbiamo chiuso la partita, ma il Nova Feltre ha avuto penso dalle 4 alle 5 palle nitide oltre al rigore che poteva capitalizzare, dopo giustamente il calcio è un po' crudele, se sbagli alla fine paghi. La partita offre la prima emozione al minuto 4 quando direttamente alla bandierina Mohamed centra il legno superiore della porta difesa da Ronci. 10° punizione di Fraboni dal limite destro dell'area, Battani respinge e poi si oppone a tappino ravvicinato di Mattia Stefanelli. Allo Sponticciolo nel frattempo dall'altra parte viene annullato un gol. Brisigotti affonda per Canini che deposita il pallone in fondo a sacco, ma gol annullato per fuorigioco. Valutazione forse errata, ma su Frisoni di Rimini abbiamo già detto. I gialloblu ospitano una più corta occasione al 17°. Gian Sebastiani sulla destra serve Francesco Baldinini che salta Battani in uscita con un pallonetto. Il portiere lo atterra e provoca un rigore che però Stefanelli spreca. L'attaccante calcia alla sinistra del portiere che si muove all'ultimo e blocca con sicurezza. Al 21° in Nova Fete rimane in 10 per il rosso, diretto, combinato a Lorenzo Fraboni per proteste. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di guerra fa la partita con autorevolezza e manca una favorevole occasione al 24° con Stefanelli che smarcato, calcia alto da posizione favorevole. Al 36° splendida azione dello stesso Mattia Stefanelli, servito da Gian Sebastiani, l'attaccante affonda sulla destra e mette al centro un pallone evitante per Gori, che non riesce però a deviare, con Battani che blocca nei pressi della linea. A fine tempo, altra palla gol per il generoso Gori, che in piena area di rigore prova a dribblare Battani in uscita valanghi. Il tentativo del centrocampista però si infrange sul corpo dell'estremo difensore biancoverde. A inizio ripresa, ancora Nova Fete vicinissimo al gol. Al 53° cross pennellato di Gori dalla sinistra a cercare Stefanelli sul secondo palo. Il colpo di testa esalta la risposta del reattivo Battani. Guerra con coraggio sostituisce Francesco Baldini con un altro attaccante e ne ha Pilotto. Proprio Pilotto sarà protagonista di un fallo avvenuto in area di rigore non sancito dal direttore di gara. Sponticciolo inizia però a farsi vedere in attacco. Al 75° Ronci vola su una punizione di Brisigotti. All'81° viene ripetuto lo stesso copione. Va al tiro questa volta però Savoretti, ma Ronci è bravo nella deviazione. 2 minuti dopo lo Sponticciolo passa in vantaggio. Fattori atterra in area l'esperto Cannini che dal dischetto trasforma con estrema freddezza. Quasi gli uomini di casa non ci credono. Siamo una squadra, quello che da neopromossa, con giocatori che più della metà affrontano per il primo anno la categoria e questo è stato forse lo specchio del nostro campionato. Quello che io dico ai miei ragazzi sempre, che nel momento in cui entriamo in campo senza mentalità, senza connettere il cervello, andiamo incontro a delle figuracce. Il Nova Fete a questo punto si sbilancia inevitabilmente e subisce il raddoppio all'86° quando Cannini veste i panni dell'assist man per Brisigotti che con un pregevole pallonetto di destro scavalca l'incolpevole Ronci. Al 90° Nova Fete 9 per l'espulsione di Stefanelli, allontanato anche egli per proteste. A questo punto, vedendo gli animi che si sono totalmente accesi, Denis Guerra prova a leggere la partita da 2 angolazioni diverse. Diciamo che possiamo leggere la partita in 2 modi. Quando, se guardiamo al gioco, sono contento dei ragazzi, cuore, gioco, gambe. Hanno giocato in 12 quando erano in 10. E probabilmente se anche altre volte avevano giocato con questo piglio e con questa determinazione avremmo portato a casa altri risultati. Oggi purtroppo è stata una partita giocata molto molto bene su ogni azione, su ogni palla, senza mai essere frenetici anche quando eravamo in 10 e sono contento. Sul piano del risultato io invece sono sicuro e sono convinto che quando sbagli 3 gol sulla linea, 2 gol sulla linea, adesso non lo so, mi sembrano almeno 2 nella prima frazione, sbagli un rigore, è ovvio che la partita probabilmente è andata su binari che non possiamo recriminare né sull'arbitraggio né sulle assenze né sul 10 e né su nessuno. Abbiamo perso una partita perché abbiamo sbagliato cose che nell'arco di una partita sono determinanti.